Lo studio geologico è uno studio, una componente essenziale per la progettazione urbanistica del territorio, ma è anche, voglio dire, un documento obbligatorio perché la normativa prevede che ci sia questa indagine geologica e soprattutto che l'indagine metta in luce quali sono i rischi che si possono incontrare nei processi di urbanizzazione, individuarli quindi e possibilmente trovare poi delle azioni per poterli mitigare in fase operativa. E tutto questo naturalmente lo dobbiamo fare cercando di non alterare quello che è l'aspetto fisico del territorio, non degradarlo. Quindi tenendo conto ovviamente ancora una volta avere la consapevolezza della presenza dei rischi e programmare in funzione di questi. La legge regionale dell'88 prevede che prima che il piano venga adottato ci sia un parere di compatibilità che viene espresso dal Servizio Geologico Regionale. Dopodiché, sì, l'obiettivo di questo parere è che appunto il piano non contenga errori macroscopici che possono influire in qualche modo poi, che possono degenerare in situazioni critiche. Quindi, una volta realizzato lo studio geologico, tutta questa parte viene passata al Servizio Geologico della Regione, che ha il compito di vagliarlo e eventualmente di apportare eventuali correzioni se sono necessarie. Come si affronta uno studio geologico di un territorio? Beh, generalmente bisogna prima di tutto capire quali sono le finalità per poterlo in qualche modo inquadrare. In questo caso noi ci occupiamo di progettazione urbanistica, quindi lo studio geologico è finalizzato soprattutto a questi aspetti. Cioè io devo indagare, occuparmi dello strato di suolo che ha interazioni con le operazioni urbanistiche. Voglio dire, non mi interessa più di tanto quello che succede a 300 metri di profondità, perché a quella profondità diciamo, le interazioni con gli interventi edilizi non si fanno risentire. Comunque, diciamo, per fare un inquadramento generale della situazione pordenonese, il territorio del comune è posto interamente a partire, diciamo, all'unità fisiogeografica della pianura friulana. Ecco, la pianura friulana in questa cartina è evidenziata dalla parte gialla e dalla parte verdolina chiara. Questa è la parte invece occupata dal rilievo montuoso, questa parte qua invece è la parte che interessa i rilievi collinari posti ai piedi del rilievo alpino e prealpino. Vedete che la pianura in realtà e poi suddivise in altre due unità separate da quella che è la linea delle risorgive, che ormai credo tutti conoscano, è una fascia di territorio nella quale le acque sotterranee escono in superficie, quindi abbiamo in questa parte dell'alta pianura il corpo idrico, le acque circolano in profondità nella zona delle risorgive, emergono e scorrono in superficie. Altre acque continuano il loro viaggio sotterraneo e vanno a infiltrarsi poi negli strati più profondi, ma di questo magari ne parleremo dopo quando illustreremo la carta idrogeologica. Tutta la pianura friulana è costituita da una massa di materiali detritici, sciolti, trasportati nel tempo dai corsi d'acqua. Questo spessore di detriti a varia granulometria, cioè la dimensione dei granuli
variabile, e si è accumulata nel tempo e ha formato degli spessori notevolissimi. Nella zona di Pordenone, per esempio, nel comune, lo spessore raggiunge anche i 600 metri di potenza. E, siccome la genesi di questo ammasso detritico depositato in pianura è una genesi legata alle dinamiche fluviali dei corsi d'acqua, si capisce perfettamente che la struttura litostratigrafica di questo ammasso detritico è estremamente variabile. E qui sta la complicazione dell'assetto geologico, perché detriti e ammassi detritici a granulometria grossolana si comportano in un determinato modo rispetto alle azioni meccaniche. Materiali a granulometria finissima come i libri e le argille si comportano in un altro modo. Quindi io devo essere accorto, devo preoccuparmi di che cosa trovo nel terreno di sedime quando devo realizzare un'opera oppure quando devo fare un'infrastruttura. Devo accertare con precisione qual è la situazione litostratigrafica del terreno. Oltre a questo primo aspetto critico che lega i terreni alluvionali, c'è l'altro aspetto che è direttamente legato, che riguarda la sismicità del territorio. Sismicità che è stata segnata per il comune di Pordenone con l'ordinanza del 2006 in zona 2, cioè una sismicità elevata. E questo perché? Perché in prossimità del territorio comunale esistono delle strutture sismogenetiche abbastanza vicine. Le strutture sismogenetiche sono in sostanza delle dislocazioni, delle faglie, e sono in grado di generare potenziali terremoti. La più vicina al territorio comunale è una dislocazione, una faglia che corre praticamente ai piedi del rilievo prealpino, da Polcenigo verso Maniago. Questa è, diciamo, come distanza, è una trentina di chilometri dal territorio comunale. Altre dislocazioni importanti, Friuli, Venezia Giulia, ce ne sono. Tutti ricordano l'evento del 76, il terremoto con epicentro Gemona, che però diciamo dista a una cinquantina di chilometri dal territorio comunale. Quindi discontinuità stratigrafica, litologica e presenza potenziale di sismi sono i due aspetti, diciamo, più rilevanti per quello che riguarda lo studio del territorio. Quindi nella fase di analisi della situazione geologica si sono considerati questi tre aspetti: la geologia, l'idrogeologia, cioè la presenza d'acqua nel sottosuolo, e la sismicità. Da dove è partito lo studio? Naturalmente questo non è stato un approccio nuovo, nuovissimo, ma siamo partiti da studi precedenti che hanno accompagnato i piani regolatori che si sono succeduti nel tempo. I primi studi di carattere geologico agganciati alla progettazione urbanistica risalgono ancora all'82-83, e poi ce ne sono stati altri nel 99, in particolare la variante 38 che ha previsto uno studio organico del territorio, e poi ci sono state altre varianti che comunque hanno arricchito le conoscenze geologiche del territorio. Tutti questi dati raccolti sono stati selezionati con certi criteri, il criterio di oggettività, forse di
correttezza scientifica e fossero anche verificabili. Questo per che poi tutte queste informazioni possono essere utilizzate dai progettisti, per esempio, in sede di progettazione operativa. Oltre naturalmente ai dati sugli studi geologici locali, si è fatto riferimento anche a tutti i dati bibliografici presenti e a quelli che vengono forniti dagli enti che si occupano di studi sul territorio, come il Servizio Geologico della Regione, l'Istituto Nazionale di Geofisica, l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, l'ARPA e tanti altri, insomma. Fatta questa selezione di dati, abbiamo riportato i dati principali, diciamo, quelli più idonei a dare informazioni sempre secondo i criteri che abbiamo visto, e li abbiamo riportati sul territorio e una visione, una panoramica d'insieme. Quali sono questi dati in sostanza? In primis i sondaggi meccanici a rotazione, che sono quelli che hanno una valenza geologica più elevata perché permettono di carotare il terreno in profondità, permettono di osservarlo direttamente, permettono poi anche di raccogliere i campioni e di su di essi fare delle analisi di laboratorio, permettono poi di fare eventualmente prove anche nel foro di sondaggio, come le prove di permeabilità, di installare piezometri per il controllo dei livelli delle falde e tanti altri. Altre prove importanti che sono state utilizzate sono quelle, sono le prove di resistenza sui terreni, per esempio le prove, quelle che comunemente vengono chiamate prove penetrometriche. Le prove penetrometriche sono molto più snelle dal punto di vista operativo e anche meno costose, perché non serve avere attrezzature particolari e neanche personale specializzato, no? Però danno indicazioni abbastanza importanti. Di prove penetrometriche ce ne sono di vari tipi, le prove penetrometriche statiche, oppure quelle dinamiche, oppure ancora quelle ultimissime che vengono utilizzate oggi, sono le prove penetrometriche con più punta elettrica. Io adesso proverei andare indietro, se possibile, perché volevo completare un po' la panoramica sulle indagini, per mostrarvi praticamente dove le indagini, come sono distribuite le indagini sul territorio. Vedete che la zona centrale ne ha molte di più, perché evidentemente è la zona dove si è costruito di più e quindi c'era la necessità di indagare in maniera più approfondita il territorio. Tra le indagini abbiamo utilizzato anche le stratigrafie dei pozzi per acqua, che sul territorio pordenonese sono numerosissime. Naturalmente anche qui selezionando i pozzi che ci parevano più significativi come andamento stratigrafico. La stratigrafia del pozzo è servita soprattutto per un controllo dell'andamento stratigrafico del terreno. Poi ci sono anche altri tipi di sondaggi, come le prove di tipo indiretto, i sondaggi geoelettrici per esempio, no? E ultimamente, nella conferenza che c'è stata la scorsa settimana, si è parlato anche di microzonazione sismica, e nella microzonazione sismica sono stati introdotti sondaggi di tipo geofisico, che hanno proprio il compito specifico
di valutare le velocità sismiche del terreno, individuare la frequenza di vibrazione, eccetera. Ma queste, diciamo, fanno parte dello studio di microzonizzazione che, quando verrà validato dalla Commissione nazionale, poi entrerà a far parte integrante dei documenti del piano regolatore nuovo. Bene, vado avanti, se riesco, ecco. Dalla carta delle indagini è stata poi costruita una carta dei terreni superficiali. Terreni superficiali sono soprattutto nel primo metro di profondità, proprio quelli che abbiamo contatto cioè del suolo e del contatto diretto con l'attività antropica. Nella zona nord, vedete, c'è questo colore violetto che individua un affioramento diffuso di sedimenti prevalentemente grossolani, indicati con la sigla GS. GS sta per ghiaie e sabbie. Siccome la G precede la S, in questo caso la componente ghiaiosa è superiore rispetto a quella sabbiosa. Comunque sono terreni di tipo grossolano, generalmente, molto permeabili, che hanno però anche una certa resistenza meccanica. Nella parte centrale della città, proprio dove c'è l'urbanizzazione maggiore, vedete che qui i colori si differenziano, abbiamo mescolanze, cioè in sostanza i sedimenti e gli affloramenti dei terreni qua sono molto più variabili, sono misti, ci sono associazioni varie di ghiaie con sabbie e limi, oppure limi con ghiaie e sabbie, cioè c'è tutto uno spettro variabile di possibilità. Nella zona sud, in questa lingua di terreno compresa tra il fiume Noncello e il fiume Meduna, invece vedete che le granulometrie, il tipo di sedimento è completamente diverso, perché in questa zona qua abbiamo una prevalenza di depositi fini e finissimi. Questa zona qua è caratterizzata per presenza soprattutto di limi e argille. Questa zona marginale in sponda ai corsi d'acqua è caratterizzata da sabbie e limi prevalenti. E in questa zona centrale invece dell'Uccello prevalgono le sabbie. Se riusciamo a ingrandire la zona centrale, c'è una zona, ecco, punteggiata, vedete, ci sono delle aree punteggiate dove sono state individuate coltri di riporto. Cioè, sono generalmente zone di vecchia bassura o corsi d'acqua o avvallamenti che nel tempo sono stati riempiti con materiali di varia natura. Possiamo trovare un po' di tutto, sia da terreni di mescolanze varie, ma anche materiali di tipo organico, per esempio, oppure residui di lavorazioni industriali. Quindi questa è una zona particolarmente insidiosa, diciamo, dal punto di vista geologico, perché appunto i terreni in sostanza sono di difficile controllo, sia per quanto riguarda la loro potenza, il loro spessore, ma anche per quanto riguarda la loro composizione. Andiamo avanti. Dalla carta litologica superficiale abbiamo costruito, utilizzando i vari sondaggi, dei profili geologici lungo le direzioni longitudinali, cioè partendo da nord verso sud,
e qui si vede abbastanza bene la zona alta di Paderone come caratterizzata da prevalenza di materiali legnosi, grossolani, mentre nella zona più bassa, vedete, prevalgono i depositi a granulometri a fine. Anche questa è una sezione che evidenzia più o meno la stessa situazione. Gli spessori qua, che si possono leggere dalla scala, ma comunque diciamo che vanno mediamente sui 15-20 metri. Andiamo avanti, vediamo se... Ecco, vediamo delle sezioni invece trasversali del territorio, e questa è una sezione trasversale, diciamo, a nord, più o meno centro città. Queste invece sono sezioni trasversali fatte in una zona più meridionale del territorio. Anche qui si colgono, si vedono bene le lenti di materiale grossolano, qui invece abbiamo materiale più fine. Si coglie anche l'estrema complessità dell'andamento litostratigrafico, che è quello che poi interessa per quanto riguarda la pianificazione urbanistica. E andiamo avanti. Ecco, con dati dei sondaggi, con il rilevamento di superficie e la costruzione della carta geolitologica, si è passati poi a individuare, a formulare delle ipotesi sulle caratteristiche geologico-tecniche del territorio pordenonese, cercando di individuare quali fossero le aree a comportamento omogeneo sotto proprio appunto il profilo geologico-tecnico. Noi abbiamo individuato nel territorio pordenonese sostanzialmente quattro macrozone. E le abbiamo chiamate macrozone come classe prima, seconda, terza, quarta, e poi all'interno della classe terza abbiamo inserito la sottoclasse 3R, diciamo terza R, che è quella riferita proprio alla distribuzione dei materiali di riporto che sono presenti soprattutto nella zona centrale della città, e che, come ho già detto prima, è un'area del territorio particolarmente sensibile. E queste macrozone, prima, seconda, terza e quarta, sono ordinate secondo un progressivo decadimento delle proprietà fisiche dei terreni. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la classe prima sostanzialmente è quella che offre garanzie migliori sotto il profilo meccanico. Poi viene la classe seconda e via via fino alla classe quarta. La sottoclasse 3R, diciamo, è una sottoclasse particolare che poi in fase di norme attuative prevederà delle norme particolari anche sotto il profilo operativo. E vediamo questa carta che riassume un po' le classi della zonizzazione. Ecco, la zona nord del territorio comunale costituisce, formata dalla classe prima, la zona centrale c'è la classe seconda, nella zona invece partendo, scendendo verso sud, abbiamo la classe terza e infine poi la classe quarta. La classe quarta quindi è quella che ha la situazione geomeccanica più critica, la classe prima è quella che ha la situazione geomeccanica ottimale, e le altre sono classi intermedie. Le zone viola, vedete, sono le coltri di ricoprimento antropico, cioè dei riporti. E andiamo avanti.
siamo alla carta idrogeologica e con elementi di morfologia. Questa è una carta particolarmente importante perché mette in risalto qual è la circolazione idrica nel sottosuolo, nell'immediato sottosuolo, quindi quella fascia di terreni che hanno poi rilevanza sotto il profilo edilizio, diciamo. Allora, nella parte nord del territorio, abbiamo detto, ci sono depositi a granulometria grossolana, quindi sono depositi molto permeabili. In questa zona la falda è molto profonda, partendo da nord, poi la profondità, diciamo, il livello si avvicina man mano che scende verso sud. In genere, in questa zona qua, la falda si trova a profondità maggiori di 4 metri, in questa zona qua maggiore di 4 metri, man mano che salgo verso nord, la profondità della falda aumenta. Le zone verdi invece individuano parti del territorio dove la falda è compresa tra 2 e 4 metri di profondità. Le fasce, le zone in rosa invece individuano zone dove la falda freatica è riscontrabile a profondità tra 0 e 2 metri, quindi avremo una superficiale. E le zone in azzurro invece indicano terreni dove la falda praticamente si trova al livello del piano campagna, sono terreni completamente saturi. Sulla carta sono riportate anche le zone di emergenza, quella che è la fascia di risorgiva. Questi puntini viola indicano le zone dove avvengono l'emergenza del flusso idrico. Tutto questo corpo idrico che è presente nell'alta pianura, nella zona nord del territorio, tende a defluire verso il basso, in parte quindi abbiamo visto tra cima e superficie nella zona delle risorgive, che vanno ad alimentare poi tutti i corsi d'acqua, le rogge, e in parte però l'acqua si infiltra nel sottosuolo. E queste linee sono le cosiddette linee isofreatiche perché indicano con il numero che sta accanto la profondità dello specchio freatico. In sostanza, perché questa carta ha una rilevanza sotto il profilo urbanistico? Perché mi dice sostanzialmente se dovessi eseguire degli scavi nel terreno, cosa mi posso aspettare dal punto di vista idrico. Mi dice anche dove posso andare a prendermi una risorsa, l'acqua per esempio, nell'alta pianura, dove è reperibile una certa quantità d'acqua. Se voglio realizzare un pozzo per attingere l'acqua della falda, so già di quanto devo farlo e so praticamente dove arriva il livello freatico. Questa carta è un elaborato che è stato fatto tenendo conto soprattutto degli eventi di piena ultimi che ci sono stati in questi anni, in particolare nel 2014 ci sono stati eventi di piena particolarmente intensi che hanno poi generato situazioni di criticità, per esempio i monti scantinati che si sono allagati, perché le falde ovviamente sono soggette ad oscillazioni in relazione a quelli che sono gli apporti idrici, gli eventi piovosi, ma anche le portate dei corsi d'acqua. La falda indifferenziata, il corpo idrico dell'alta pianura è alimentato soprattutto da quelle che sono le emissioni
del torrente Cellina, quindi che disperde le acque nell'alveo, e queste acque poi scendono gradualmente verso sotto. Tanto più grande la portata del Cellina, tanto più alimenta la falda freatica. Bene, possiamo andare avanti così. Ecco, poi ovviamente tenendo conto di questi aspetti sia geologico-tecnici che dell'aspetto idrogeologico, abbiamo elaborato altre carte di sintesi in modo che possano permettere una lettura più completa del territorio e possano permettere anche un utilizzo abbastanza semplice del territorio per quanto riguarda i processi di trasformazione e l'uso del territorio. E un occhio particolare l'abbiamo messo anche per quanto riguarda le risorse, l'uso della conservazione delle risorse ambientali, in particolare proprio dell'acqua. Dopodiché, valutati tutti questi aspetti, si è arrivati a formulare un regolamento attuativo che sarà legato ovviamente allo studio geologico. Andiamo avanti. Ecco, per quanto riguarda l'utilizzo delle acque, abbiamo anche cercato di, come dire, costruire una zonazione di indirizzo per quanto riguarda lo sfruttamento dell'acqua per impianti soprattutto geotermici a bassa entalpia, cioè il territorio pordenonese è ricchissimo di acqua, come avete visto. Quest'acqua può essere utilmente sfruttata per questo tipo di impianto. Quindi abbiamo cercato di capire quali fossero i valori così di orientamento del territorio pordenonese nei primi 100 metri di profondità, che sono quelle profondità che generalmente si utilizzano proprio per fare questo tipo di impianto. E qui accanto ci sono la rappresentazione degli acquiferi profondi, in particolare del primo acquifero confinato A e l'acquifero confinato B, che sono due acquiferi di falda artesiana che sono compresi nella profondità tra 0 e 100 metri. Questo è un primo dato che può essere utilizzato proprio per innescare, poi eventualmente per avviare un'azione di sfruttamento dell'acquifero proprio in funzione di come è fatto il territorio. I valori, i numeri in parte al cerchietto, che indica la zona di interesse, indicano il numero del sondaggio e in parte il valore della conducibilità equivalente del terreno. In genere variano da 1,4 a 1,9, sono valori abbastanza elevati perché dipendono appunto dalla temperatura dell'acqua, dagli spessori di saturazione, anche dal movimento dell'acqua, e quindi in genere questo tipo di cartografia mi dice che la situazione per impianti di bassa entalpia del territorio pordenonese sarebbe una situazione abbastanza favorevole. Si possono fare impianti con sonde verticali, ma possono essere anche realizzati impianti con sonde orizzontali. Visto che abbiamo anche disponibilità di falde superficiali in vaste superfici del territorio, ecco, queste potrebbero essere aree dove si possono utilizzare impianti di tipo orizzontale. Naturalmente tutto questo deve essere visto in un quadro di rispetto della risorsa, perché voi sapete che l'acqua
è utilizzata anche a scopo idropotabile, quindi sarà premura dei progettisti e dei pianificatori cercare di non andare a intaccare quelle che sono proprio le risorse idropotabili del territorio. In genere noi a Pordenone abbiamo pozzi che attingono, pozzi per l'acquedotto per esempio, che attingono a falde confinate che arrivano sui 180-200 metri. E i pozzi dell'acquedotto invece messi, il pozzo di via San Daniele per esempio, ha una profondità minore, ma sul territorio poi ci sono un'infinità di pozzi privati che hanno avuto la concessione per attingere dalle falde, quindi questi sono, in qualche modo andranno totalmente tutelate per non creare situazioni di criticità proprio a livello dell'approvvigionamento idrico. E andiamo avanti, credo di aver quasi concluso. Queste sono carte ulteriori che sono state fatte per appunto mettere in relazione i vari aspetti, il geologico tecnico, l'aspetto idrogeologico e anche di pericolosità sul rischio, vedete, del rischio alluvioni, di cui vi ha parlato il professor Nicolini, per esempio questa è una carta di sovrapposizione dove ci sono le zone geologico-tecniche, ma sono state inserite anche le zone del PAN. Questa invece è una carta che riassume un po' sia la situazione geologico-tecnica che quella idrogeologica. E tutte queste relazioni poi sono parte di una documentazione geologica legata al piano, che potrà essere utilizzata e si potranno andare ad attingere i dati che servono, dati che, come ho già detto, sono dati attendibili, corretti e quindi direttamente utilizzabili.